sgominata nelle prime ore di quest'oggi, 18 ottobre, dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Ravenna, una banda di criminali dedita allo spaccio di stupefacenti. I militari dell'arma hanno arrestato 14 persone, 12 uomini e 2 donne, che nel periodo tra aprile 2019 e gennaio 2020 si erano rese responsabili di traffico di sostanze stupefacenti nelle province di Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e Bologna. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna, Corrado Schiaretti, in seguito alle indagini coordinate dal pubblico ministero Lucrezia Ciriello. L'indagine, denominata Greppia, ha visto l'impiego di circa 100 militari, tra gli arrestati una coppia ravennate, già nota alle forze dell'ordine, a capo della banda, formata anche da albanesi e marocchini. L'indagine parte da una rapina in banca che avviene nell'aprile del 2019 e per individuare i soggetti autori di questa rapina vengono intraprese attività investigative che hanno portato poi ovviamente all'avvio di un'attività investigativa connessa alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti gli autori materialmente della rapina si trovano invischiati in questa anche attività collaterale di sostanze stupefacenti. Diciamo che i soggetti che importavano, cioè degli albanesi che importavano la sostanza stupefacente dal Belgio e dall'Olanda e poi provvedevano ad avere il loro punto di contatto qui a Ravenna, che provvedeva poi alla vendita di questa sostanza stupefacente anche a pezzi da 50-100 grammi ad altri personaggi che poi a loro volta la rivendevano per ai vari consumatori fondamentalmente, quindi una rete anche internazionale che è stata sgominata. Nel complesso sono state sequestrate circa 7 kg di cocaina, in una volta sola quando fu arrestato l'importatore furono sequestrati circa 6 kg di cocaina. Arresti in tutta la Romagna? Arresti nelle province di Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e anche un soggetto in provincia di Bologna. A capo della banda una coppia di italiani? Una coppia di italiani, a capo della banda una coppia di italiani con precedenti, l'uomo con precedenti specifici, che di fatto aveva questa attività internazionale con i due albanesi. Italiani ravennati? Italiani ravennati e diciamo il complesso abbiamo 2 albanesi, 2 marocchini e gli altri italiani dei 16 che erano colpiti da ordinanza di custodia cautelare. Gli arresti sono avvenuti nella notte e come sono andati? Come è andata l'operazione? L'operazione è andata bene, non ci sono state situazioni particolari e sono ancora in corso attività connesse a eventuali ulteriori rinvenimenti. Direi che è stata un'operazione, un'indagine complessa, voglio congratularmi formalmente, ufficialmente con l'Arma dei Carabinieri che ha espresso massima professionalità. Perché si tratta di soggetti criminali molto avveduti, molto professionalizzati e organizzati. Non è stato semplice riuscire ad ottenere questi risultati.